I ritardi nella composizione della giunta di Pescara sono sinonimo delle difficoltà che il sindaco Masci sta vivendo, a dichiararlo il capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale Carlo Costantini, che questa mattina in Piazza Italia ha incontrato la stampa davanti a Palazzo di Città per denunciare il colpevole ritardo del primo cittadino nella formazione della nuova squadra di governo. Le conseguenze sono gravissime, ma anche i presupposti che stanno creando queste difficoltà sono gravissime e sono inaccettabili. Qui è in discussione la presenza femminile, che viene vista dai partiti come un problema e non come un'opportunità. Fortunatamente esiste una legge che obbliga il sindaco a nominare un determinato numero di donne, perché altrimenti saremo in presenza di una giunta di solo uomini. E la colpa non è solo dei partiti, è anche del sindaco, che dovrebbe avere l'autorevolezza e l'energia di dire ai partiti: cari partiti, non mi interessano le vostre logiche spartitorie, non mi interessano i bisogni legati all'occupazione di poltrone, mi interessa che la giunta parta nel miglior modo possibile e nel più breve tempo possibile. Io farei una giunta di sole donne per rispondere alla prepotenza e alla tracotanza dei partiti che cercano di occupare gli spazi di potere. Tutto questo inevitabilmente determina un ritardo nella formazione dell'organo di governo del comune in un contesto drammatico per la città. La città è veramente in difficoltà, ci sono cantieri infiniti che sembrava dovessero riprendere la loro fase esecutiva immediatamente dopo le elezioni. In realtà io ho girato molti cantieri, c'è un operaio, due operai, tre operai, in alcuni cantieri non c'è nessuno, e quindi l'immobilismo nella realizzazione dei lavori che hanno occupato tutta la città di Pescara rimane tale. Se questo è l'inizio, noi siamo francamente molto preoccupati. Martelli e Sulpizio firmato già questa mattina, insomma la giunta va pian piano componendosi in ogni caso. Sì, ma questa è la cosa peggiore che possa esistere: le giunte non si fanno a rate, nel senso che se si fanno a rate si servono per occupare spazi e per mettere davanti al fatto compiuto le forze politiche che non sono d'accordo con queste scelte. Quindi da questo aspetto il fatto che la giunta si stia formando a rate è ancora più preoccupante, perché evidentemente preannuncia una condizione di conflittualità drammatica tra le forze politiche, e a pagarne le conseguenze saranno inevitabilmente i pescaresi. Simona Barba e Michela Di Stefano, rispettivamente consigliere comunali di AVS Radici in Comune e PD, concentrano il loro disappunto anche sulla delicata questione delle quote rosa. Questa giunta e probabilmente anche parte di questa città ancora balla il patriarcato. Stiamo assistendo a una vera e propria danza, un balletto condotto dagli uomini in cui le donne stanno aspettando il matrimonio combinato se arriva. E infatti io mi appello a queste donne consigliere della destra che sono state elette, hanno ricevuto la stessa qualità di voti dei loro colleghi uomini. Perché sono in silenzio? Perché i vostri voti valgono di meno? Le donne dovrebbero prendersi il loro posto nella giunta in maniera semplicemente meritocratica. L'altra cosa è che Città Pescara è stata abbandonata, abbiamo dei problemi emergenti come la crisi idrica, come la mucillaggine nel comparto turistico che ne sta pagando le conseguenze, e nulla si dice di tutto ciò e gli interventi sono urgenti, quindi la giunta deve cominciare ad operare immediatamente.